Ben trovati! Vuoi farla tu oggi? Oggi, no, oggi no, sei influencer. Ciao a tutti, come diceva il nostro grandissimo Gianluca, oggi siamo di nuovo da Tempo e Gioia e nonostante il clima molto freddo, direi particolarmente freddo, parliamo di diver, perché con i diver non ci si ferma mai, non ci si stanca mai, come dice il mio polso, come dice anche il tuo. Il mio polso, sì. Perché stanno bene su tutto se sono fatti bene. Vero. E qui abbiamo qualche robetta che è fatta davvero davvero bene. E non lo diciamo perché siamo ruffiani, ma lo diciamo perché è vero, nel senso qui abbiamo c'è poco... una storia da raccontare di questo brand. Assolutamente sì. E quindi parliamo di un brand che possiamo dire è italiano. Sni. Che possiamo dire parzialmente italiano, sì. Però fondato. Beh, fondato da credo che questo signore qui, il Von Buren, fosse stato tedesco, svizzero tedesco, non ho esattamente bene. Comunque è un'azienda che è nata nel 50 più o meno. Nel 50 con la sua moglie Hélène. Esatto, esatto. Ha fondato Squale, questa azienda. Che in realtà non è Squale, si chiamava Von Buren S. Sì, che in realtà nasceva per fare le casse, perché nel 60-62 hanno iniziato ad avere l'autorizzazione, hanno registrato il marchio per fare le casse per altri brand, ecco, veniva... Allora nel 59 loro hanno avuto il brevetto per produrre casse, iniziano a produrle anche a terzi. Esatto. E poi nel 60 diciamo iniziarono a produrre anche i primi squale. Sì. Nel 62 squale, hanno iniziato. E nel 62 col hanno Sub 39. Hanno iniziato. Però ho detto una cavolata prima, perché stiamo parlando di Von Buren S.A. e non esatto. Però vabbè, questo è un piccolo un piccolo misunderstanding. Quindi allora Squale, quindi partiamo proprio con Squale, con la nascita di Squale. Squale nasce nel 62 viene registrato praticamente credo il marchio, e hanno iniziato a inserire nei quadranti alle ore 6 lo squaletto, o anche dietro le casse. In quegli anni lì venivano prodotti, il segnale era esattamente quello, veniva messo ancora adesso alle ore 6 e producevano per terzi. Infatti diciamo una delle caratteristiche principali degli squali è il doppio marchio, cioè una cosa anche abbastanza inusuale. Sì, vedere a parte Vacheron con Jaeger, è vero, misterioso, però vabbè. Però comunque è una cosa davvero davvero particolare, sì, se non unica, o poche altre eccezioni. E quindi hanno anche fatto, cioè loro nascono poi in realtà per fare tutti orologi subacquei, no? Sì, loro nel 67 hanno Mallorca, ha fatto record di apnea con uno squalo al polso, 67 metri a memoria, perché a la memoria neanche vado troppo bene, nel senso che c'è un po' di vuoto di memoria, però credo che sia quella data lì. Se perché non sono nato io nel 67, vediamo. Quindi sono do quasi per certa, quasi 99 su 100 te la do buona. Okay. Magari mi sbaglio, se qualcuno mi corregge, poi magari fido. Ditemi se sbaglio. Che nei commenti ce lo diranno sicuramente, anche perché non lasciano scappare nulla. Giusto. E quindi vabbè, dopo il Sub 39 sono usciti col Matic, che era un orologio 1000 metri, sì. E successivamente col 2002. E nel frattempo il signor Von Buren instaurava un rapporto con la famiglia Maggi, che era un distributore in Italia, esatto, di Squale, del marchio, esatto. E nell'82 credo, esatto, gli hanno ceduto l'azienda. Cosa la famiglia Maggi, diciamo, che ha abbastanza stravolto il marchio, perché poi la famiglia Maggi ha sì iniziato a produrre dei nuovi modelli, che erano il Tiger e il Rambo, sì, esatto, per poi riscoprire tutte quelle che erano le collezioni, esatto, e rimettere in produzione degli orologi che erano stati fatti degli anni indietro, che è stata la fortuna del marchio, perché l'heritage di Squale è assolutamente sì, poi è importante. Hanno anche fatto dei Sub 39, guarda che qui abbiamo un possiamo, se vuoi, dai, srotoliamo. Tanto che vedi qua abbiamo senso. Praticamente hanno fatto, beh, questo è il 1521, quello iconico con la gear, con la corona di carica alle ore 5, quindi 4:30-5, un bellissimo orologio che in realtà non dà fastidio alla corona di carica, nonostante sia un orologio di importanza come cassa, insomma non è proprio piccolino, no? Poi da qui hanno sviluppato, chiaramente andando a riprendere quelli che potevano essere i modelli creati prima, li hanno rifatti con la tecnologia di oggi, certo, di oggigiorno, quindi la qualità costruttiva
secondo me buonissima, perché non rientra uno fortunatamente di quelli che vendiamo, quindi non c'è tutto il problema sotto il profilo di costruzione. E hanno iniziato a fare poi dei vari modelli, tipo il Supersquale. Questo è bellissimo, lo sai, il mio preferito, onestamente. 38 mm è molto molto bello. Questo è veramente anni 70. Assolutamente sì. Addirittura, questo è ancora pellicolato, però se vai a prendere questo qui, che in realtà con il bracciale chicchi di riso richiama proprio un orologio degli anni 60. Meraviglioso. Forse è più bello questo qui, ti dico la verità. Questo il grigio è andato sold out in pochissimo tempo. Questo è più particolare. Questo è molto rame. Bello con il suo bracciale in pelle, che l'hanno fatto esattamente con la stessa tonalità del quadrante. Anche il dot è carino. Sì, effettivamente sono entrambi molto carini. Sì, io preferirei più il grigio, perché mi sento più versatile. Il grigio infatti è andato in realtà sold out. Poi hanno fatto il 38... Questo qui è bellissimo, che questo qui è nero. Questo è il Sub 39? Esatto. Che quindi la riproduzione del primo del 38, modello. No, questo è il Supersquale 38. Ah, il 38. È un 38 mm questo. Ok, ok. Perché il 39 in realtà arriva con il Sub 39 con gli indici con degli indici esplosi, vedi, sono praticamente indici arabi. E hanno fatto dei vari modelli che poi li troviamo anche qui, come quello che in realtà io ho al polso, un 15-21, perché hanno fatto anche delle collaborazioni col Cosco poi. Infatti, perché poi bisogna differenziare anche, assolutamente, perché assolutamente. Allora, la famiglia Maggi inizialmente aveva la sede a Milano, esatto, per poi spostarsi in Svizzera, a Chiasso, esatto. Certo. Dove pochi passi dall'Italia, però comunque sempre Svizzera, comunque dove hanno la loro produzione lì, sì, esatto. E quindi comunque gli hanno alzato gli standard moltissimo, assolutamente. Poi hanno la decisione, non so per quale motivo sia stata fatta, non è neanche secondo me importante. Certo è che sono tutti orologi che sono Swiss made, cioè la certificazione letteralmente sì, sì, assolutamente, certo. Sì, sì. Sono tutti marcati Swiss made. Comunque, appunto, oltre una bellissima carora, sono meravigliosi, sono molto belli. Hanno fatto delle varie linee, vedi, in realtà sono completamente delle linee che sembra che siano uguali, ma in realtà non sono uguali. Hanno fatto delle casse tipo questa cos'è? Questo è sabbiato. Questo è un sabbiato, loro la chiamano mesh, ed è sempre 15-21 militare, cioè proprio l'iconicità. Questo è io, guarda, ho un debole innanzitutto, questo cinturino è bellissimo, però ho un debole per le casse o comunque i bracciali sabbiati, proprio sì. Impazzisco, sì, sì, sì. Questo è sportivo proprio, però vedi, la caratteristica sono proprio le lancette, no, colorate, riduce dal ragionamento dei sub, no, della visibilità sott'acqua. Ma perché qualunque tipo di orologio, se tu vedi prevalentemente 15-21, la linea carbon anche sempre, sì, sulla cassa 15-21 è arancione, però vedi tutte le lancette hanno il colore esattamente per essere visti sott'acqua, sì. E io non vorrei dire una cavolata, però se non sbaglio proprio Van Buren ha avuto l'idea, perché lui era un appassionato di immersione, ha avuto l'idea di apportare nei suoi orologi le lancette dei minuti arancione. Ora non vorrei dire una cosa che è sbagliata, ma qui sempre di nuovo correggetemi nei commenti se sbaglio, ma se non sbaglio è così. Sul 2002, che era il modello, che è ancora il modello produttivo, sì, che è quello esattamente un po' grandino, sì, con la maglia, addirittura loro la chiamano maglia oceanica, che è un maglia a Milano, però evidentemente molto più grande, no? E loro la chiamano proprio maglia oceanica. Questi orologi sono stati proprio fatti, cioè derivano dalla professionalità dell'immersione. Sì, che poi quello lì è stato anche riproposto recentemente, nel 2017 se non sbaglio, sì, con una collaborazione con la polizia. Loro hanno fatto una collaborazione con la polizia di Stato, hanno fatto delle collaborazioni con la Marina Militare di Spezia. Uh-huh. E ogni tanto riescono a darci delle limited edition molto molto poche, perché in realtà ne fanno proprio pochi. Adesso l'ultimo hanno fatto un Consubin, che hanno fatto questo, che ha ragionato che sold out in pochissimo tempo, insomma, per essere comunque loro puntano tanto sulla comunicazione anche attraverso i loro orologi stessi, cioè si fanno conoscere tanto tramite le collaborazioni, vedi, sì, appunto loro... il Polipetto, vedi appunto quella collaborazione con Galeazzi, hanno fatto il Marina Galeazzi bellissimo, certo, sì, col coltello di Galeazzi pezzi, questa, cioè, per riuscire a fornire degli orologi alla Marina Militare, voglio dire, se devi essere capace di farlo, perché sennò credo che la Marina Militare venga in
credo, insomma. Non importa avere orologi che non possono usare, proprio non gli importa. Soprattutto che non tengano l'acqua, voglio dire. Esatto. Che non siano subacquei. Anche per esempio mi è venuto in mente adesso, se non sbaglio, era il Super Squale proprio con Mazzariol. Sì, certo. Ho anche l'ultima collaborazione del 1521 che ti dicevo prima, con Second che hanno fatto, esatto. Che appunto c'è lo squaletto che mangia la... Sì, la hanno fatto 150 pezzi. 150 sì. pezzi, esatto. Se non erro che è sì, benissimo. Che ha la lancetta di morsi. Molto simpatico. Sì, vero. Però appunto è una ricerca anche, secondo me, un metodo comunicativo che funziona, perché non è solo, fra virgolette, fuffa. Cioè dai davvero qualcosa in mano a prezzi comunque, perché quello con Second costava 1000 euro. Sì. E montano tutti i sellit, prevalentemente sono tutti i SV200. Non è da poco. La fidabilità del calibro è validissima. Poi hanno questa come posso dire, sono sviluppano dei modelli, se tu li analizzi, riprodotti negli anni passati, li evolvono, no? Esatto, con la tecnologia di oggigiorno, no? Cioè, è un po' una filosofia che hanno diversi brand, quella di non rivoluzionare ma di evolversi. Perché così non sbagliano, no? Ma non sbagliano, perché hanno, all'inizio hanno azzeccato. Certo. Il discorso è questo, cioè inventare degli orologi non è facilissimo. Invece lavorare su delle cose che in realtà funzionano, hanno una storia, sicuramente. Se sono piaciute prima, perché non dovrebbero piacere adesso? Noi abbiamo la fortuna di vendere queste orologi. L'unica cosa che recrimino che magari le limited edition dovrebbero farne un pochettino di più, perché ma se no sono limited, sai come la penso? Noi concessionari non ne vediamo, cioè li vediamo passare come i colombi, no? O come i palombari sott'acqua. per trovare la connessione, esatto. No? Allora io volevo provare questo 1521 perché Sabbiato mi ha letteralmente stregato. È molto bello, molto bello. Loro hanno fatto anche quello che ti dicevo prima, hanno creato questo 1521 con la certificazione COSC, anche qui pochissimi pezzi, hanno fatto un quadrante blu e un quadrante nero. Questo blu è molto carino, molto, eh? Beh, un blu oceano. Sì, io ascoltavo pure un'intervista di Andrea Maggi, sì, quindi il padrone. Un genio. Io l'ho conosciuto. E io non ho avuto mai il piacere, però davvero bravissima. Esatto, ha delle idee veramente ben chiare. Ma proprio una bella persona lui. Lui diceva appunto: io sono un amante del mare, mi piace osservare il mare, vedere i diversi colori del mare, mi piace riprodurli o cercare di riprodurli nei miei orologi, principalmente appunto nei quadranti, immagino. E in questo 1521, diciamo che... Beh, non solo in quello, perché in realtà con il Periscope è un... Bravo, bello. L'orologio che hanno fatto per i sommergibilisti, no? Con le varie ghiere, perché in realtà mi spiegavano... Che si possono, come si dire... Si possono intercambiare. Sono arancione, blu... Sì, nera, mi sembra. È nero, sì, comunque... Sì. E sono state fatte proprio perché gli spazi a bordo sono molto ristretti, quindi per evitare di picchiare dentro la ghiera hanno fatto questo coprighiera. Carina come cosa. Carina. Poi parliamo sempre di 500, 200, 300 metri, cioè di casse che... Sì. Non hanno nessun tipo di problema sull'impermeabilità, cioè sono fatte in realtà perché sono nate per quello, cioè. Beh, loro nascono come cassisti, voglio dire. Dopo senso, Von Buren, ora questi documentari in realtà che trovate anche sul sito di Squale, sì, hanno anche io sul sito, c'è andato a vedere anche, sì, c'è il museo Squale, insomma, bello, sì, infatti io come dicevo prima vorrei andarci, infatti aspetta, invitateci. No, perché appunto veniva intervistata, oltre Andrea Maggi, anche la figlia di Von Buren, che raccontava la sua storia, la storia del papà che l'ha trasportata nel mondo delle immersioni, no? E tutto questo fil rouge che collega appunto Squale lo rivediamo oggi, sì, perché per fortuna non è andato perso un marchio che veramente per me è importante, è conosciuto in tutto il mondo, assolutamente, perché io vedo è in continua espansione, sì, perché io vedo perché America lo conoscono, sì, Giappone lo conosco, lo indossano. Squale, io ho una certa età, ma io Squale me lo ricordo quando ero giovane, c'erano gli Squale, erano i famosi, quelli che abbiamo citato prima, no? Con il segno dello squaletto alle ore 6 oppure dietro la cassa erano segnati, erano marchiati. C'è stato quel periodo dove in realtà c'era il doppio nome del brand, no? Sì. Quindi, insomma, io ritengo che sia una bella azienda. Io me li giro un attimo perché li voglio guardare. Assolutamente, guardateli bene. In realtà perché... Vedi, hanno fatto il 1545 nuovo, che è questo, che hanno fatto una ghiera particolare, differente. 1545, sì. Ok. Che è poi un entry level, perché stiamo parlando di un orologio che costa 850 euro, 950 euro, il bracciolato. Quello con il cinturino in pelle costa un po' meno, però... Sono così, cioè,
mi devi dire, questo è bello dire, solido, eh? Assolutamente, è solido perché hanno dei bracciali da elefante, perché in realtà dopo quando noi li mettiamo a misura minimo sono 4 maglie, 5 maglie, dici per sapere quello ci sta, sì, perché te ne mettono, esatto, cioè, in abbondanza, meno che, però voglio dire, è proprio gigantesco, e hanno questa caratteristica, il 1545 poi nero ha proprio la caratteristica di avere due segni all'interno del quadrante che li vedi meglio qua, vedi, okay, che sono questi punti, sembra... questi puntini arancioni, questi no, sono queste due, guarda che il quadrante ha questi due segni. Ah, ok, mi sembrava un riflesso. No, è proprio il quadrante che è fatto così. Ah, carino, tridimensionale. Esatto, sì, ha questo gioco. E poi se vedi comunque lo squaletto dappertutto. Sì, lo squaletto, cioè, loro sono proprio... Beh, il loro marchio, voglio dire, sì, ci sta. Poi, ecco, un'altra curiosità, che poi magari facciamo un video più dettagliato, quindi queste cose le... Sì, poi magari vi faremo vedere poi anche le nuove nomi arrivi. In realtà il marchio di squale ha le iniziali alla V, la O e la... o la M, non mi ricordo se la M, una, vabbè, comunque alle iniziali della famiglia di Von Buren. E io non ci vedo perché sono un po'... Poi magari lo facciamo vedere meglio, esatto, che riprendono anche il logo della, proprio lo stemma della famiglia di Von Buren, e qui in questa coroncina possiamo dire sopra il sono tutti, sopra il tutte nome. Casse fondello a vite, sì, corona vite, cioè. Se qui vai a mare cioè, e poi hanno fatto quella linea del 39 GMT 39 che è quello che lì, è questo qui, che è quello lì, sì, che si accebra la celata così, e vedi un GMT un amico ne ha uno, esatto, è molto particolare, anche ecco, questo, anche qui, no? Perché in realtà unisci il diver a quello che potrebbe essere quando magari, non so, devi viaggiare per lavoro, hai il secondo fuso orario, sì, cioè vista un po' così dice non è che c'entra molto un diver con il GMT, però ci sta anche il fatto di partire con un semplice orologio e poi eventualmente, se magari sei anche dall'altra parte del mondo e fai delle immersioni, perché no, anche sapere Caraibi, no? Esatto. Magari che sapere che ore sono qua, no? Ci può chiamare la famiglia, io sono ai Caraibi oppure i colleghi, la famiglia, secondo me te la devi portare ai Caraibi perché se no infatti meglio i colleghi, così li fai rosicare un po', assolutamente sì. Anche questo, il quadrante profondo, questo è un quadrante bello con i radiali, con tutte le, sì, i radiali quasi bachelite, questa che esatto, è bello, con i radiali molto carino, sono, fanno con tecnologia dei giorni nostri, per guardare questo bracciale qui, sì, questo chicchi di riso qui è allora, quello è micidiale, quello lì è micidiale, poi hanno avuto un successo, il grigio è andato soldato, sì, in pochissimo, sì, tempo, hanno avuto un sono successo. Questi qui invece sono i carbocerami, scusami, i vetro, questi sono i ceramica che hanno un'anima all'interno in acciaio, quelli nuovi hanno fatto un monoblocco dove in realtà è tutto carbonio, dove hanno guadagnato un po' più di hanno guadagnato un po', sono un po' più leggeri rispetto, ma questo a non è il T183? Sì, però è il modello prima. Ah, ok, quindi non è in fibra di vetro, esatto, e carbonio. Esatto, questo è il modello prima, che gli altri non me li hanno ancora mandati. Ok, ok. Quello è bello, il modello nero e blu, che ha tutte quelle venature. Esatto, si vedono quello è meraviglioso. Ed è molto più leggero di questo. Di questo, se non sbaglio, il Corredo è bellissimo. Sì, poi il Corredo, fai conto che loro fanno, cioè, dei Corredi sul Limited Edition, cioè fanno delle cose... Sì, io onestamente... Adesso focalizzo quello del Galeazzi, ed era bellissimo, c'era quel coltello lì, non so come lo facevano a spedire. Sì, hanno anche fatto delle confezioni in legno, cioè è molto curato, i contenitori erano in pelle, in cuoio, cioè quello di Galeazzi, se non sbaglio, in cuoio, assolutamente sì. Era un rotolo. E addirittura quello che hanno fatto poi Galeazzi, che hanno fatto la prima serie, mi sembra 150 esemplari, erano dentro in questa valigetta IP67, quindi lo potevi lanciare in mezzo all'oceano. Bello. Potevi ritrovarla come una bottiglietta, passaggi in debatto, cose di questo genere qui, che erano un po' così. Lo trovo io ai Caraibi, come una spedita con GMT, devi fusolare a casa. Esatto. E quindi hanno fatto questi modelli qui, insomma, sono costantemente in crescita. Io sono molto contento di rappresentare questa azienda. Insomma. No, onestamente è anche un anche orgoglio, questo, no? Anche questo, che io la prima volta che sei da donna, no? Da donna, e ne ho venuti anche uomini. L'ho preso perché secondo me è una cosa mai vista, cioè è strano, no?
questo particolare, sì. È sempre 15-45. Io gli dico un po' da donna, cioè, io lo regalerei, sì. lo regalerei io, l'ho venduto anche a degli sì? uomini, sì assolutamente. Dice, non ce l'ho un orologio così, in realtà ci sta, ci sta. Un orologio così tu ce l'hai? No assolutamente no, onestamente. Quindi, ma poi per essere in collezione ci può stare anche la ghiera bianca, comunque bianca con gli indici rosati, sempre con questa caratteristica, sì. Vedi, se non c'è comunque da una parte c'è da quell'altra, il segno, vedi che qui ci sono, sì, il 369, sì. Hanno questi puntini rossi proprio per richiamare quello che in realtà nascono, no? Cioè nascono nel mare. Poi se vai a vedere, se andate anche a vedere sul sito, ogni tanto ci sono queste fotografie di delle produzioni, cioè sì. che provano su queste barche degli anni 50, 60, sì, 70, anche sottomarini, anche sottomarini, sì. C'è una storia, no? È una storia. Andate a vedere il io sono veramente il sito. Un big fan, perché loro meritano, per me comunque io li sento anche un po' italiani, quindi comunque sono anche affezionato, forse sì, per quel me, sotto quel punto di vista, e rappresentano la storia dei diver, perché è vero che non sono stati i primi, ma bisogna riconoscerli come hanno prodotto per anni e anni e anni, hanno sempre fatto la loro linea, esatto, cioè, non hanno mai fatto qualcosa di diverso, che adesso hanno iniziato a fare questi modelli richiamando comunque quelli del passato, ma, come abbiamo detto ma prima, hanno sempre una determinata loro linea, non faranno mai, credo, una roba fuori dal mondo. Se tu guardi anche i limiti di giro, quelli per la marina, quelli per la polizia di stato, hanno sempre comunque la loro linea squadra, cioè uno squadro al polso, sì. Lo noti da lontano, è uno squadro. Sì. Quando in realtà la famiglia Maggi l'ha acquisita, avevano prodotto, non mi ricordo se era il Tiger o il Rambo, che era un orologio con la bussola integrata, che era un po' una cosa, diciamo, nuova, sì, per squadre, una novità, sì. Però era sempre in linea con quello che è lo spirito, no? Quindi le immersioni, se tu vedi uno squalo lo vedi al posto di una, sì, muta, no. Sopra una muta, ma guarda, perché, diciamo. Però posso dirti, qua con la camicetta così, questo qui, allora, puoi anche andare a fare un bel bagno così vestito, mi sono fissato, sai, adesso una bella maschera così, maschera, tu mi butto, mi tappo pure il naso così proprio, sembra uno sfigato. No, però ecco, tutto sommato ti dico che ci tenevo a farli vedere, perché secondo me a gente che non conosce ancora questo, secondo me sono molto pochi che non conoscono, no guarda, forse nessuno, secondo me nessuno, dico la verità, nessuno, io ci tenevo più di te, perché esatto. Come ti dicevo, vorrei approfondire altri, se non tutta la storia per bene, proprio fare un video lunghissimo. Bisognerebbe avere tutta tempo quella che è la storia, questa cosa, però andare anche a fare delle ricerche più sistematiche. Esatto, ma io credo, esatto, che chiedendo ad Andrea lui mi aiuterebbe. Sì, cioè, sì, se sì. Secondo me qualcosa cioè, si qualcosa fare. Facciamo insieme, sicuramente. Sì. Qui possiamo veramente pure. Sì, ma poi lui, guarda, ti dico anche la verità, proprio io sono convintissimo che comunque se gli chiediamo questa cosa, sicuramente dai, ci dirà. Vediamo, perché io mi presento con questo qui. Guarda che dicevo, questo qui sono innamorato. E questo qui non è piccolo, questo orologio è pure al tuo polso da Dio. Ti dico, allora, secondo me loro lavorano da Dio sulle anze, perché il lag to lag è sempre contenuto, e quindi e poi avvolge. Sì, a volte anche cioè, 30, sono abbastanza curve. Queste addirittura sono. Infatti, quello volevo provare adesso. Queste questo sembra un po' più grande, perché le anze sono un po' più però allungate. È meno spesso. Perché ma la calura è più bassa. Questo qui, beh, quello mi è, piace, certo. Cioè, ci sta che sia. È possente. Poi, scusami, un attimo ma di silenzio. Appoggiamolo al microfono. Cioè, canta, cantalo, questo sì. Qui canta, tutti cantano, sì. Meraviglioso. E qui ora bisogna fare come facciamo sempre a conclusione. Adesso te lo faccio a te la domanda. Qual è quello che ti piace? Io ora ne voglio provare non due. Puoi dire questo, non lo puoi dire perché è troppo semplice. E infatti, questo non puoi dire. Lo volevo escludere perché è troppo semplice. Questo scontato. È il diciamo così, il non il lucido, l'opaco non lo puoi dire. Come lo posso dire? No, il mesh non lo puoi dire. Dai, il mio preferito. Lo so, è troppo, cioè, io credo, no, non sto scherzando, credo di preferire questo, cioè il 15-21, sì, sabbiato, probabilmente al super squale, sai. Perché A me piace anche molto questo. Anche che quello 39, prima. 39 pallettoni. Che sarebbe il un'altra sub versione 39, di questo sub 39, sì, okay. Questo è il questo con gli indici arabi, gli indici esplosi, che poi in realtà sono arabi ma sono esplosi, e questi invece sono i pallettoni classici. Questo è, cioè, anche se, molto se lo vedi bello. Anche braccialato è un po' più importante. E questo che bracciale gli montano? Gli montano sempre un loro bracciale tipo un oyster, okay, sì, assolutamente, okay. Un oyster, okay. Monta un oyster questo. Allora ti dico, questo qui bellissimo, ma no, se devo scegliere, ok, questo qui bellissimo, ma preferisci il vintage? Sì, ma se dovessi scegliere tra questo, che abbiamo detto, questo è il 38 mm. Sì, questo è il 38.
38 anche questo. Se dovessi scegliere tra Super Squale, sì, e questo qui da 38, sono sempre il Super Squale, è la stessa linea, sì, solamente diciamo che sono completamente diversi. Per questo sembra un orologio abbastanza dei giorni nostri. Questo sì, richiama un po', avendo la ghiera, ma anche il quadrante se lo vedi ha quei dettagli in pelle della stessa storia del quadrante, ma forse me li hai fatto vedere, sai, tempo fa, se non sbaglio, sì. Quindi in essenza, se dovessi andare di Super Squale, sceglierei probabilmente questo, ma che tu mi hai detto non posso scegliere. Quindi 15-21 però questo non lo so, sai, non so se, perché questo qui è grandino, 15-45 è importante, questo è ti dico questo, no, me lo permetti per favore, sì, ti prego, prima avrei escluso, quindi ho detto, era per metterti un po' in difficoltà, ma però sai che ti dico, allora vado, faccio una, ci sta. Vado di lui, sì, vado di lui, vado di Carbon. Dai, io invece mi dispiace, seguo anch'io la 15-45, però il COSC 15-21 o 15-45? 15-21, scusa. Ok, 15-21 Carbon, e questo 15-21 COSC. Bellissimo. Qui mi freghi, qui mi frega. No, però mi dispiace solo che il nero sia andato sold out, ma il blu è... Non è più bello, sai, è più ricercato. È un colore, sembra proprio, se tu guardi il colore del mare quando magari esci con una barca, è lo stesso identico. Ma infatti io per questo prima ti ho raccontato quella storia che avevo ascoltato di Andrea Maggi, che lui cercava di riprodurre i colori del mare, perché qui ma veramente poi lui sembra nuota, lui sì sì sì, ma no, guarda, c'è pure come brilla sotto la luce, dopo magari vediamo se riesco a farlo vedere, sembra proprio sono vari riflessi, è presente quando il mare inizia a diventare azzurrino, blu scuro, blu profondo, e ci sono quelli che dicono io là non vado, ho paura, poi io sono nato nel mare, quindi per me questi problemi non ci sono, sì, esatto. Però effettivamente, sai, prova anche questo, magari te lo frego, è bella ma guarda come sono vestito oggi, ci sta, oggi come sei visto ci sta tutto credo ti sì, però quello lì sabbiato è anche veramente particolare, questo qua dopo lo provo perché mi piace molto. Allora, io direi che insomma qualcosa li abbiamo fatto vedere a questi ragazzi. Secondo me sì, spero di riuscire a farglieli apprezzare in video, perché sì, adesso sotto la luce questi qui vanno apprezzati. Assolutamente, e poi io voglio vedere dal vivo, perché in realtà infatti, tutti gli onestamente, vivo, guarda, provati. Io ti dico la verità, la prima volta che ho visto gli Squale sono stato a Tortona e li presentavano lì e ne ho provato qualcuno, poi ovviamente in fiera c'è sempre un po' di fretta, a me da pure fastidio stare lì ad annoiare, magari, o annoiare, comunque far perdere tempo chi sì, sta esponendo. Fiera, poi in realtà esatto, è una cosa un po' veloce. Contatti, assolutamente sì. E ho sempre avuto il timore che fossero degli orologi grandi. No. In realtà sono portabilissimi. Al di là del 2002, che in realtà è veramente molto grande. Io ho venduto l'ultimo Pepsi settimana scorsa, che ma è importante. Quello, sai, comunque è importante, spesso più che altro. E spesso, poi soprattutto il bracciale, che in realtà è un maglia Milano, ma è un maglia Milano di bello, spesso. Sì, bello solido. Beh, strong, insomma. Io ti dico, guarda, tra tutti quelli che ho provato... Il 38 è bello. Il 38 è molto carino. Poi lo porti bene. Però è quello lì che... pensavo che mi stesse grande, effettivamente mi sta grande, però già sul tuo polso è stato addio. Uno ti dice la verità, cioè questo qui è un orologio che abbiamo. Questo invece è fighissimo, cioè questo sta bene veramente in ufficio come sulla muta, e sta sempre bene, è perfetto. Questo qui invece è più chic, no? Questo qui invece è più da aperitivo, no? Sì, esatto, da più da aperitivo a Milano. Però ti dico, questo è un orologio iconico, no? No, il militare, guarda, il sabbiato se ne è azzeccato, poi... è azzeccato. Questo qua penso che se lo mettiamo al buio illumina. Sì, sono dei fanali. Sì, sono dei fanali. In autostrada stai così, devi accendere le luci. Assolutamente sì. Quindi dai, questo qua me lo porto a casa. Volentieri. Basta che ti comporti bene. L'ultima volta ci ho portato molto bene. Vi racconteremo il giorno del successo. Esatto. Allora, vi ringrazio. E a tutti spero voi. Che questa altra panoramica su Squale vi sia piaciuta. E ne faremo sicuramente altra. Vedremo qualcosa in dettaglio, perché ne vale veramente la pena. Sì, assolutamente. Ora parliamo con Andrea, vediamo cosa riusciamo a fare. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Assolutamente. Vi ringrazio per essere stati in questo video. E ci vediamo di nuovo qui su Da Tempo e Gioia. Volentierissimo. Vi aspettiamo. Venite a bere un caffè, che noi vi. Assolutamente. Caffè, fate vediamo. Anche lo squilla a me, così magari vi. Ecco, vi non vi chiamatelo, perché se lo chiamate li pagate di più. Quindi conviene. Ah, quindi se non vengono hanno lo sconto? Cioè, se non vengono accompagnati hanno lo sconto? Ok, va bene. Allora, dopo facciamo due chiacchiere.
chiacchiere. Quindi ragazzi, ci vediamo o qui o di nuovo sul canale, è stato un piacere come sempre, alla prossima puntata. Arrivederci a tutti, ciao 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 ciao.